3.800 metri, appunto, Oystein-Grödum. Siamo a un chilometro, l'ultimo di questo 5.000 d'apertura. Un grande Kramer, un grandissimo Kramer. Addirittura guarda indietro, avete visto, ha girato il capo per vedere a che distanza riusciva a tenere Ferrajan. Perché 1,85 di statura. Due giri sono veramente difficili. Per un bel terzultimo giro, Ferrajan perde ancora qualcosa. Sven Kramer bravissimo davanti, Karl Ferrajan, ecco il momento dell'incrocio. Siamo a un giro e mezzo dalla fine, due olandesi, il futuro ma anche tanto il presente, visto che anche primatista del mondo Sven Kramer, un atleta di 1,85 m e 19 anni, è di Heerenveen, là invece Karl Ferrajan che ha 30 anni è dell'Aia, 1,81 m, quindi un po' più piccolo. Ancora avanti e in maniera sempre più netta, primo e secondo, bravissimo. Attenzione, sta per cadere il record della pista. Quel 6, 20 e 29. Kramer veniva dato favorito e effettivamente è uno che riesce a fare il record della pista e credo che metta una grossa ipoteca sulla medaglia. Siamo all'ultimo rettilineo, la medaglia c'è, può essere addirittura per tutte e due, con davanti Sven Kramer, all'interno Karl Ferrajan, tiene fino in fondo, 6, 20 e 29, record della pista. Polverizzato, primo e secondo i due olandesi, Sven Kramer 6:16:40, ottenere qui questo tempo dall'idea di una condizione straordinaria per il giovane gioiello olandese. Le spalle in alto e questo naturalmente in teoria non facilita l'atleta. Non aggraziatissimo in teoria. Non facilita l'atleta ma lui va lo stesso. Certo, non economica la sua azione, non bella ma va, vola. È davvero un atleta che saprà dare delle grandissime soddisfazioni. Due giri alla fine, addirittura un passaggio che è sotto il record olimpico, questo non era immaginabile, addirittura due secondi peggio del primato del mondo, che non era immaginabile potesse essere così avvicinato su questa pista, sulla pista del Lingotto di Torino. Un vantaggio di 2:38, si va un pochino appesantendo, sì, o meglio sta recuperando qualcosa in linea di proiezione Sven Kramer, ma troppo poco, manca un giro alla fine. Il record della pista è anche il record, il risultato di chi è in testa attualmente, 6:16:40. È ancora ammutolito il pubblico olandese, intanto è sempre bocca più aperta, sempre sportivo comunque devo riconoscere, però ammutolito in questo caso. Qui è l'America che purtroppo in questo caso per gli olandesi riesce a metterli tutti in fila, però dietro. Attenzione, il con Chad Hedrick, alza, guarda il pubblico che si alza, sportivissimi gli olandesi che sembrano giocare in casa. Chad Hedrick va a ottenere questo grande tempo, vicinissimo, 2 centesimi al record olimpico, grande risultato, alla fine ha tenuto 1:72 di vantaggio e Bob de Jong con questo risultato finisce al quarto posto. Solo nel finale compare anche il numerino del piazzamento, è andato a compiere. In questo momento Hedrick sembra alzare bandiera bianca, sesto posto per Enrico Fabris, che per alcuni giri assolutamente non ha ingranato, bisogna sempre tenere d'occhio quel passaggio di 30, giro per giro, 4.200 metri, mancano due giri. Adesso lo sto guardando e effettivamente 29.8, quarto buono. Posto, attenzione, sta rimontando alla grande, quarto posto, 5.5 in ritardo, Fabris. Con Ferrajan secondo, già un'ottima prestazione. Per Enrico Fabris c'è stata una parte centrale, intanto Eskil Hedrick in grossa difficoltà, una parte centrale in cui sembrava contratto Enrico Fabris, va per l'ultimo giro, campana per lui, 29.7 bene, 29.7 bene, 5.02. Deve dare tutto in questo ultimo rettilineo prima della curva in cui è molto veloce. Ale. Oro e argento assegnati, Chad Hedrick americano 6:14:68, Sven Kramer 6:16:40, 6:18:84, rischia la caduta addirittura perché sa che deve rischiare il tutto per tutto, 6:18:84, 6:18:84, a due braccia, a spingere, a spingere, a spingere, a spingere, medaglia! Medaglia! Medaglia di bronzo! Bravissimo, bravissimo, straordinario! La prima medaglia in assoluto di questi giochi Torino 2006 per l'Italia, la prima medaglia in assoluto per il pattinaggio velocità pista lunga, e c'è commozione là dietro. Marchetto e Baroni, Italia. Marchetto e Baroni, l'Italia mai sul podio del pattinaggio velocità, mentre Chad Hedrick ha vinto la medaglia d'oro. Partito contratto, un gran finale, un gran crescendo. Ha seguito in questi ultimi questa anni questa grafica.